Lo sottolineo, la situazione è molto complicata, molto difficile, ma oggi il sistema anche riesce a dare una risposta. Poi abbiamo molti presidi in cui il pronto soccorso è diventato di fatto un grande reparto. Io sono andato giovedì a Lodi. Sono entrato dentro il pronto soccorso, mi sono reso conto della fatica con cui i nostri infermieri, i nostri medici lavorano, perché era pieno di barelle, di letti in cui c'erano pazienti e tutti con la ventilazione assistita. Addirittura i letti del pronto soccorso pediatrico, lettini per bambini, diciamo grandi, ma dire che erano stati realizzati per un bambino, quindi con le spalliere colorate, erano utilizzati da uomini che avevano la bombola e il respiratore attaccato, perché stiamo utilizzando tutto. Quindi questo è lo sforzo che stiamo facendo. È commovente sapere che da parte di tutta Italia ci sono professionisti che hanno voglia di rafforzare l'impegno dei tanti, di darci un contributo importante e significativo. Peraltro, un'altra delle cose belle di queste giornate, ieri una Onlus, la Hope Onlus, con la presidente che io avevo conosciuto un paio d'anni fa, cui avevo dato il mio numero di telefono, e io cerco di dare il mio numero di telefono a tutte le persone che incontro per un rapporto diretto, mi ha mandato un messaggio d'aiuto. Avevano acquistato 16 respiratori, questi respiratori erano fermi a Düsseldorf e non si riusciva a trovare un aereo o un vettore che li portasse in Italia. Bene. Lei aveva già cercato un'interlocuzione con il Ministero della Difesa, col Capo di Stato Maggiore della Difesa. Io ieri ho parlato con il prefetto, abbiamo coinvolto anche il Ministro della Difesa. Alle 18 siamo riusciti a far partire un aereo. Questa mattina alle 5 sono arrivati a Orio al Serio questi 16 respiratori, e i 16 respiratori sono partiti con un camion della protezione della Croce Rossa, direttamente alcuni per Sondalo, altri per Monza, altri per il Policlinico, e quindi stamattina alle 9 c'erano già i respiratori per consentire ad alcune persone di poter usufruire di una terapia intensiva, di un sostegno polmonare attraverso un tubo, e quindi una risposta importante.